Bene, si ricomincia. Allora, questa è una nuova impostazione, quindi ditemi se va tutto bene. Ok, dai, qualcosina dovrebbe andare. Allora, siamo sul canale Il Mezzo Fondiario Live. Questa dovrebbe essere in realtà la seconda volta che provo ufficialmente a iniziare una live su questo canale per inaugurarlo. Perché d'ora in poi le live in cui parliamo delle news dell'atletica leggera e discutiamo insieme appunto degli argomenti inerenti all'atletica si spostano qua. Il canale principale, il Mezzo Fondiere, avrà video più elaborati, come dicevo già in occasione della prima live fallita per mancanza di connessione. Quindi, per questo motivo, credo che sia più difficile per i diretti interessati arrivare qua, trattandosi appunto di un video che non compare sul Mezzo Fondiere, ma sul Mezzo Fondiere live. Per questo motivo aspetto un attimo che arrivi qualcuno. Eccoci qua, salto in basso, sì. E questo è il bello. Grazie al Restream, questo software che ho trovato, è possibile trasmettere contemporaneamente sia su YouTube che su altre piattaforme, e in questo caso Twitch. Se vuoi trasmettere su Facebook, su una pagina Facebook, devi pagare. Mentre è gratuito se fai YouTube, Twitch e Facebook, però come account di persona e non appunto di pagina. Non so se con Instagram la cosa funziona oppure no, comunque sì, sono anche su Twitch, perché prima o poi, se riusciamo a crescere anche lì, la piattaforma dello streaming per eccellenza, magari è possibile appunto lavorarci anche da questo punto di vista. Su Instagram non lo so, infatti. Comunque grazie per essere qua, salta in basso o cerca di convincere qualcuno a venire se ci riesci, perché da oggi le cose cambiano rispetto alle scorse live, quelle che ho fatto fino all'inizio dell'estate, fino a luglio, perché in quell'occasione quello che facevo era ripetere una scaletta di notizie che mi ero preparato per la giornata, per la settimana. Intanto qua faccio vedere Luminosa Boiolo, che ho scelto come copertina. Sapete, un sacco di foto adesso nel mio repertorio da poter mettere qua dietro. Ho scelto quella di Luminosa perché ha fatto un incredibile 12,85 se non sbaglio nei 100 ostacoli, dopo la prestazione che è stata fortemente criticata da molti, secondo me senza troppa ragione, ai campionati alla sfida tra Stati Uniti ed Europa, il big match di Minsk. Quindi qua in copertina abbiamo Luminosa Boiolo. Allora, intanto tra i commenti vedo che c'è stato in basso e nessun altro. Spero che qualcuno ci sia. E tra parentesi, qua l'impostazione che volevo dare a questo genere di live è proprio una discussione, è un creare uno spazio di confronto. Quindi è bene che vi facciate sentire. E anzi, se c'è qualche atleta, diciamo, di livello, io so che ad esempio beh, in molti di quelli che vanno in nazionale oppure sono forti, fortunatamente mi hanno trovato come punto di riferimento per l'intrattenimento. Grazie ragazzi, perché significa appunto che questo canale un pochino di ragion d'essere ce l'ha. Quindi se c'è qualche atleta forte che mi sta seguendo in questo momento, fatevi sentire, perché parliamo appunto di voi, parliamo dei convocati per i mondiali di Doha che a questo punto sono a meno di 3 settimane dall'inizio. Credo 2 settimane, praticamente 2 settimane. Credo che sia. Ah, ciao Davide Casali, ciao. Allora, un po' di gente c'è, sono contento. Come dicevo, siamo in live non solo su YouTube. Spero che quel counter, che conta persone che è in alto a sinistra, non sia veritiero, perché 3 è veramente un numero misero. Però, come vedete, c'è la possibilità di essere anche su Twitch. Intanto ditemi se ci sono problemi tecnici, perché stiamo comunque provando una nuova impostazione. Sapete, le live su YouTube da agosto a questa parte sono cambiate, non c'è più Google Hangouts, che era molto comodo per trasmettere in streaming, ci sono altre robe, e perché ha la connessione bassa è un po' un problema, perché non c'è la possibilità di fare in modo che appunto la connessione lenta oppure molto variabile venisse più o meno a cordarci. C'erano dei modi con Google Hangouts che ti permetteva comunque di rimanere in onda. Qua, se la connessione cala, si blocca. Avete visto, se avete provato a vederlo appunto 2 settimane fa. Ok,
Grazie, passi su Twitch e inauguriamo anche questa nuova piattaforma. Perfetto, questa nuova esperienza sulla piattaforma. Perfetto. Allora, senza perdere ulteriore tempo, come dicevo, è bene discutere. Ciao, Saltimbasso su Twitch. E una cosa, se guardate su Twitch dovrebbe esserci un minor lag, cioè c'è meno, passa meno tempo tra quando parlo e quando mi sentite. Quindi, evidentemente, se volete, se, no, se vole, non volete spoiler, forse è meglio passare su Twitch. Comunque, passiamo a quello che volevo fare, cioè andare a vederci i convocati dalla FIDAL ai campionati mondiali e discutere insieme di quelli che saranno, secondo noi, le aspettative di ciascuno di loro. E poi eventualmente questa discussione potrà sfociare in un futuro video. Vediamo. Allora, passiamo al sito della FIDAL e aggiorno la notizia. Perfetto. La buona FIDAL naturalmente lascia parecchio spazio agli atleti master e vorrei ben vedere, sono coloro i quali sostengono economicamente la maggior parte delle risorse della federazione, e un sacco di ori, ma insomma anche un sacco di categorie. Sarà questa la seconda notizia chiave della giornata. Poi c'è anche, e ne parleremo sicuramente, il record del mondo della mezza maratona di quest'oggi, 58 minuti. È una cosa assurda. Se pensate che io, per quanto mi riguarda, forse un miglio, fino a 1600 metri ci riesco a star dietro, poi dovrei fare il personale in ogni distanza superiore. Ok, vediamo se riusciamo a prendere la lista dei convocati. Eccoci qua. Un'occhiata a commenti. Oh, allora, intanto vedo molto bene che qua devo un attimo solo che praticamente quello che faccio è alzare la posizione della telecamera, ecco, per evitare che si sovrascriva la chat. Allora, chi è arrivato? The Seven. Ok. Sì, The Seven, lo so che il problema è quello di avere un canale, cioè, nato dal nulla e quindi la reach, cioè la possibilità di raggiungere le persone, diminuisce. Forse ho fatto il passo leggermente più lungo della gamba, ma mi sentivo prima o poi sarebbe stato necessario una cosa del genere. Ho voluto anticipare perché è il mio carattere quello di buttarmi nelle imprese, ma anche perché non volevo che il mezzo fondiario, canale principale, fosse intasato di un genere di video che a voi sicuramente piace, ma a molti di quelli che sono iscritti probabilmente non cerca abitualmente. È un po' quello che ha fatto, se avete presente, Sabaku, quello che parla di videogiochi, uno degli youtuber che parla di videogiochi, con la sua divisione addirittura in tre canali, in base appunto a quello che vuole fare. Quindi questo è sia per avere un ordine mentale in quello che faccio, ma anche per evitare, cioè per avere, diciamo, tra i pochi che mi seguono qua su questo canale in mezzo a Mezzofondere Live, praticamente solo veri appassionati. Poi è vero, ci saranno i primi giorni, ne sono certo, molti che diranno, ma c'era questa live a cui volevo assistere, però era sul secondo canale e non me ne ero reso conto appunto perché non ero iscritto. E per questo motivo che queste prime live sono comunque, tra virgolette, leggere. Iniziamo a fare sul serio quando sarà il momento dei campionati mondiali di Doha. Infatti quello che voglio fare in occasione di Doha è addirittura, pensate un po', una live al giorno di un'ora, fare il Bragagna della situazione, cioè commentare con voi a mo' di cronista i risultati in diretta delle gare di Doha. Quindi stabilisco ogni giorno, in corrispondenza dei mondiali, qual è più o meno l'ora in cui ci sono le gare più importanti, non so, in corrispondenza della finale dei 400, della finale dei 1500, del salto in alto, dei 100 metri se Torto si qualifica. Insieme la guardiamo e commentiamo e facciamo tipo teleatletica. È anche per questo motivo che ho scelto di mettere anche Twitch diciamo, i miei streaming, perché in questo modo, cioè Twitch è proprio è adatta a questo genere di cose, a queste trasmissioni in diretta, proprio stile televisione. YouTube è un po' diversa la cosa, però comunque sia, con questa possibilità che ho di trasmettere in diretta su entrambe, può essere una buona idea. Ok, ciao Raminant, sì, è difficile emergere, YouTube non aiuta per niente. Ah, Athletic Party sabato, questo non lo sapevo, quindi
Io, no, grazie per avermelo detto. Ora vado a cercare. Me lo dici tu nei commenti. Di che si tratta? Milano? Sabato 21 settembre a Milano. Senti, ultimamente io il tempo che ho a disposizione è un po' aumentato, ora che gli esami di settembre sono finiti e sono iniziate le lezioni, anche se mi devo buttare nel tirocinio. Non lo so se ce la faccio a venire, però sono certo, cioè forse sono a Milano durante la settimana per motivi che se vanno in porto vi annuncerò in seguito. Comunque, grazie per questa comunicazione. Comunque, come dicevo, l'impostazione di questa nuova serie di live è molto improntata sul rapporto diretto tra me e voi, proprio appunto per parlare di atletica. Non si parla, cioè, non ho più intitolate News di Atletica, anche se vedete questo nome nella copertina, ma parliamo di atletica appunto perché l'obiettivo qua è generare una discussione, stare bene insieme. Tra l'altro, è quello che si fa appunto parlando delle cose che ci interessano. E per questo motivo siamo appunto. Un'altra cosa importante di cui volevo parlarvi è che ogni volta non dico più tutti gli argomenti che in maniera pedissequa, cioè tutto quello che succede durante la settimana, parlo di due argomenti principali, in questo caso i mondiali di Doha, i convocati italiani e i mondiali europei master, perché so che ci sono un sacco di master che mi seguono e probabilmente qualcuno di loro ha anche corso a questi europei, quindi ci può scrivere la sua esperienza nei commenti. Però anche le altre cose di cui possiamo parlare, ad esempio penso alla finale del CDS Under 23, oppure anche c'è un sacco di gare, un sacco di meeting che ci sono stati ultimamente, il personal best negli 800 metri di Katalin Tekuceanu, che è uno del nostro gruppo, insomma. E tutte queste cose le suggerite e ne possiamo parlare appunto in calce a questi argomenti principali e cerchiamo di fare un'ora di live in modo che quelli che se la perdono poi non devono recuperare delle montagne di ore di streaming. Ok, sì, allora 15 euro costa questa roba. Allora, guarda, io cioè, non l'avevo nei piani, cioè, andavo a Milano, ma non era nei miei piani questa roba qua, questo Athletic Party. Però è piuttosto interessante perché secondo me si tratta appunto di qualcosa che cerca di rendere l'atletica qualcosa di diverso rispetto allo sport puramente amatoriale. Cioè, è ovvio, 15 euro, qualcuno può storcere il naso. Però la differenza che c'è tra il tamburello che giocano qua accanto, non me ne vogliono quelli che giocano a tamburello, comunque è uno sport amatoriale, e gli sport più alti, anche per il ritorno economico. È appunto la capacità di creare eventi esclusivi in cui si pagano anche 15 euro per entrare. Quindi potrebbe essere importante, cioè anche per me che parlo di atletica, annusare com'è la situazione da quelle parti, cioè com'è l'ambiente. Ci penso, grazie, salto in basso. Allora, andiamo alla notizia principale, cioè i convocati per i mondiali di Doha. Sono il numero più alto, mi pare, della storia, perché si tratta di 65 persone, superiore a quello fatto registrare nelle ultime tre edizioni, quindi no, non possiamo dirlo. Ricordatevi che l'anno scorso ai campionati europei si parlava, erano quasi 100, e molti di loro sono quelli che appunto sono presenti anche oggi. Quindi la situazione delle convocazioni di questi campionati mondiali, credo che lo sappiate, comunque lo ripeto per completezza, è che è stata per la prima volta inserito un nuovo sistema di qualifica che non si basa più soltanto sui minimi, di qualificazione, che non si basa più soltanto sui minimi, devi fare un certo tempo, una certa misura per entrare, ma anche sul ranking, ovvero c'è il rispetto in base alle gare che fai, ti assegnano un punteggio che dipende sia dall'importanza del meeting, sia dall'entità del risultato, e tu accumuli punti, e chi ha più punti alla fine è di diritto ammesso a queste finali, diciamo che è nei primi 45, se non sbaglio, della classifica, è di diritto ammesso per ogni disciplina, anche se magari non ha fatto il minimo principale. E il minimo principale per questo motivo è diventato incredibilmente difficile, perché dicono, ok,
se proprio, diciamo, è stato infortunato, quindi non ha potuto gareggiare, allora fai una gara sola e vai forte, puoi andare ai campionati mondiali. Però la ragione dietro questa cosa, secondo me, è per lo spettacolo e la promozione dell'atletica. Si cerca in ogni modo di evitare che un atleta forte si preservi facendo poche gare all'anno. In questo modo, per far punti, è costretto a gareggiare e quindi tutto l'interesse mediatico aumenta, eccetera. Credo che sia più o meno così. Allora, ditemi. Vedo che non ci sono più commenti. Allora, innanzitutto voglio sapere, uno, se tra questi di cui andrò a parlare, cioè dei convocati ai mondiali, c'è qualcuno che vi interessa particolarmente. E due, nella più remota delle ipotesi, se conoscete personalmente, cioè se sono vostri amici, addirittura siete voi, uno di quelli che sono nella lista qua sopra. Ravenante è d'accordo a far tutto con il ranking? Sì, Ravenante, può essere, è una buona cosa. Però a quel punto, secondo me, c'è bisogno di avere una omogeneità nella entità dei meeting in tutta Europa e in tutto il mondo. Mi spiego. Se in Italia, adesso come adesso, il numero di meeting addirittura non cresce rispetto agli anni scorsi, figurarsi, addirittura cala, perché non c'è più il meeting di Rieti che hanno annullato un'altra volta quest'anno, non c'è più la notturna di Milano, l'anno prossimo probabilmente faranno il Golden Gala a Milano e quindi l'evento di atletica a Milano importante sarà quello, però non c'è più la notturna di Milano. Cioè, con pochi meeting in Italia, un atleta di medio livello, sto pensando, cioè, nazionale però di medio livello, non può trova difficoltà ad avere delle convocazioni per delle gare importanti. Quindi, se ad esempio al Golden Gala chiudono un occhio, fanno correre un italiano che non è forte come gli altri suoi avversari, però è italiano e siamo al Golden Gala e lì ha la possibilità di fare dei punti. Questa cosa naturalmente non succede se una gara del genere, importante in Italia, non esiste più. Quindi il Golden Gala c'è ancora naturalmente l'anno prossimo, però non avere più il meeting di Rieti, la notturna di Milano e altre cose del genere è un problema per quanto riguarda i punti che possono realizzare i nostri atleti. E quindi, se ci fosse la possibilità di avere una situazione omogenea, cioè che ogni atleta, a prescindere dalla nazione in cui si trova, possa essere convocato, possa trovare un ingaggio in un meeting con la stessa facilità, in base al suo valore, quindi parta con la stessa base rispetto agli altri, allora questa cosa è più che accettabile, anzi, giusta, anche perché, come ho detto, permette di promuovere l'atletica evitando che gli atleti gareggino poco. Ma se deve esasperare ancora più le differenze, perché ci sono un sacco di gare in Inghilterra, in America e un po' di meno, ma comunque tante in Germania, nelle altre nazioni, e lì in Svizzera, ad esempio, in Svizzera se sei un atleta da 10, no, nei 100 hanno già un nei 100 e nei 200 in velocità hanno già qualche atleta forte, però non so quale settore in Svizzera sia poco sviluppato dell'atletica. Comunque ti fanno partecipare perché sei svizzero ha una Diamond League di Losanna e lì ti prendi molti più punti che se fai un bel tempo, una bella prestazione a un meeting regionale in Italia. E anche se l'atleta appunto non ha avuto la possibilità di andare a cercare un meeting più importante perché non lo convocavano, perché non c'erano gare importanti in Italia. Questo era un po' la questione, secondo me. Insomma, il problema viene scaricato alle nazioni organizzatrici, in particolare all'Italia. L'atletica italiana è da rivoluzionare. Infatti, si devono creare dei circuiti seri, sicuramente. Ferma 40 anni fa, mettono dei pagliacci alla Giomi. Allora, questo naturalmente è il tuo parere, però diciamo questo. Io ho criticato anch'io molto spesso quelle scelte. La questione della responsabilità è una questione importante e delle capacità è una questione importante perché si parla comunque di avere, cioè si tende a valutare molto spesso in base a una o più a più fatti, pur se significativi,
l'intero operato di una persona. Ed è difficile, quando sei al di fuori dell'ambiente, sviscerare quali sono le cose che dipendono da quella persona oppure dai suoi sottoposti. Cioè, molto spesso, cioè, una cosa ovvia, un politico si prende i meriti dell'azione, magari no, dell'azione non sua. Cioè, il problema, secondo me, è che molti dei politici, che effettivamente sono politici, che si trovano in federazione, attualmente sembrano avere poco a che fare con l'atletica leggera. Sembra che abbiano una conoscenza simile alla nostra, sembra che non si meritino quel posto. Bisognerebbe avere una valutazione però molto più... bisognerebbe essere dentro l'ambiente. Piano piano in realtà io ci sto entrando. Ok, sì Ravenant, comunque parliamo dopo quello che è successo a Canelli, quindi non mi sembra che sia una cosa che debba essere contestata la tua opinione, semplicemente sto facendo prove generali di imparzialità, però insomma qua, non vorrei per questo entrare nella categoria che tu stesso deridi. Ok, allora, con tutti i tuoi commenti, Ravenant, credo che abbia sepolto i commenti di altre persone, quindi vado qua. C'era uno che ha scritto: sicuramente mi interessano di più in alto a sinistra. Può ripresentarsi, perché Ravenant ci ha riempito di commenti, se proprio per te, insomma, che hai scritto quel commento è importante. Ok, scusami, andiamo avanti. Allora, i nomi che sono più o meno erano certi dall'inizio: Tortue e Jacobs, entrambi hanno fatto il minimo ufficiale di 10 e 10, De Salus su 200 metri, vediamo chi è con loro che comporrà la 4%, che può essere interessante come indicazione. Allora, le riserve, non so quali saranno riserve e quali saranno titolari, comunque, dopo Tortue, Jacobs e De Salus, nella 4%, se la giocano tra Cattaneo, Infantino, Manenti e Rigali. Io spero che abbiano già un'idea chiara riguardo questa cosa. Secondo voi qual è il più adatto a correre una 4%? Considerato che, se tanto mi dà tanto, De Salo lo fanno comunque partire come primo frazionista, come hanno fatto sempre quest'anno. Quindi probabilmente avremo un Jacobs e Tortu, Jacobs in seconda, Tortu in quarta, e a giocarsi la posizione da titolare nella 4% ci sarà la terza frazione, quella in curva. Quindi, allora, secondo me Cattaneo ci sta poco, cioè non lo vedo bene correre, cioè lui è un velocista da 100 metri, non lo vedo bene in curva. Allora sarebbero Manenti e Infantino i due a giocarsela, e quindi Cattaneo sarebbe una riserva per la prima frazione, se De Salù fosse, sì, perché comunque è più corta se De Salù fosse indisposto. Diciamo che tra tutte e quattro le staffette attualmente, le più forti sono ovviamente la 4x400 maschile e femminile. La 4% femminile è più solida rispetto a quella maschile, anche se la 4% maschile, quando abbiamo un Tortu, un Jacobs in forma, fa vedere robe molto interessanti. Sono entrambe discipline in cui, se non ci sono errori, se ci sono errori da parte delle squadre avversarie, la possibilità di entrare in finale è meno remota di altre, anche perché abbiamo meno squadre. Quindi punteranno sulla solidità della formazione, e quindi cambi più sicuri, comunque rodati, a scapito della velocità massima, oppure oseranno con una formazione più aggressiva. Vedremo. Allora, secondo Ravenant, Manenti. Sì, siamo no, 6-7, 1 più Twitch, piano piano si cresce, comunque è impetoso, però interessante averci un numero in alto a sinistra, perché è come in gara, cioè quando in gara ne salta il lungo l'esordiente, Ottaviani fa 60 cm, 103 anni, no? Fa 60 cm nel salto il lungo, si apprezza la voglia di correre e la voglia di gareggiare di Ottaviani, ma la prestazione è 60 cm. Quindi, cioè, non bisogna aver paura dei numeri,
e prima o poi questi numeri cresceranno, non è caso di Ottaviani, però magari in futuro dire partivamo da 7 in diretta, voglio dire questo comunque, quando ero in live sul mezzo fondiere, canale principale, dopo un po' il pubblico scemava, in molte occasioni si arrivava intorno ai 15-16 spettatori in diretta, quindi non è che ci sia molta differenza per ora, è un inizio accettabile, si riesce a parlare, cioè non sono io che blatero al vento, insomma. Allora, sì, sembra che si giochino il posto nella 4% Infantino e Manenti. Infantino, allora, no, grazie, comunque Ravenant. Volevo dirti, hai per caso partecipato a campionati europei master, che ne stiamo per parlare? O se qualcuno che conosci lo ha fatto, o qualcuno di voi altri ha partecipato a questi campionati? Perché appunto è il prossimo argomento. Ok, allora, completando gli iscritti, parliamo adesso delle possibilità dei nostri velocisti, Tortu e Jacobs. Vi voglio dire la verità, Jacobs era molto alto nelle mie quotazioni fino ai campionati italiani di Bressanone. Poi, dopo quell'indisposizione, quel problema fisico che gli è venuto alla Coppa Europa, dalla Coppa Europa a squadre in poi, cioè quel fastidio che gli ha impedito addirittura di fare la 4%, e mi sa che magari quel mezzo punto che ci ha impedito di arrivare sul podio, tra le varie possibilità, è anche dovuto a questo. Adesso per me è un'incognita. Sono sicuro che rispetto a Filippo Tortu, Jacobs abbia più bisogno di gareggiare per trovare per fare il rodaggio. Filippo l'ha dimostrato, va fortissimo quando prepara un appuntamento per molto tempo, magari anche senza pressione o con meno pressione rispetto a quando ha già realizzato cose importanti, e quindi te lo trovi a ritorno, ad esempio, a Rovereto dopo un mese, fare 10-21 con 1,5 m di vento contro, battendo Sammy Brown. Jacob, questa situazione è un po' diversa, anche se per lui sicuramente avere batterie semifinali e finali, eventualmente, è una situazione più favorevole di Tortu, che lo vedo meno adatto a reggere 3 turni rispetto a Jacobs. Quindi attualmente secondo me Tortu arriva davanti a Jacobs 60-40 come possibilità. La finale per entrambi è un po' lontana, è un po' lontana, cioè non vorrei nemmeno dire sì, vale la finale, perché soprattutto per Filippo avere un ulteriore non conferma di aspettative potrebbe essere un problema. Naturalmente non che il mio parere interessi poi troppo, però se iniziano a pensarlo anche in altri ambiti, se iniziano a scriverlo sulla Gazzetta e poi non succede, allora lì inizia a essere un po' un problema. Cosa ne pensate, amici? Ok, no, sei solo un appassionato, Ravenant, allora grazie per seguirmi. Allora, un altro di quelli che mi seguono, e spero che non si sia perso questa live perché ho cambiato appunto canale di trasmissione, che è, aspetta, ora me lo ricordo, lui è un master e credo che bene che l'abbia fatta quella gara, cioè i campionati europei master, ne parliamo dopo, magari mi viene anche in mente, magari si ripresenta addirittura. Ok, allora, velocità, poi Desalu è un po' sfortunato perché soprattutto gli americani stanno crescendo moltissimo sui 200 metri, lui di per sé nei confronti diretti è piuttosto efficace perché gli atleti li batte, però in carriera ha avuto un solo picco di forma eccezionale, che è stato quello dei campionati, è stato quello dei campionati europei dell'anno scorso, può essere che lo ripeta quest'anno. Di per sé tendono a perdonarlo spesso, nel senso è uno simpatico che si fa a piacere, quindi non è che se fa una prestazione al di sotto delle aspettative, a differenza di altri più considerati, questa cosa pesa dal punto di vista psicologico su di lui, secondo me non gli pesa, quindi potrebbe ripetersi la circostanza favorevole che è successa l'anno scorso agli europei. Davide Re, 400 metri, trascinerà naturalmente la nostra staffetta. Per lui, dopo un inizio di stagione
entusiasmante, c'è stato la necessità proprio di abbassare un po', di scalare una marcia per poter tornare al top verso in corrispondenza dei mondiali. Lo ha fatto nel mese di agosto, ho visto che è andato pure in vacanza, adesso è tornato, credo con molto carico e quindi con poca finalizzazione. È riuscito comunque a comportarsi piuttosto bene a Minsk, facendo poco sopra i 46 secondi. Insomma, un po' un peccato. Ma nemmeno gli altri sono andati troppo forte, tranne il primo americano. Quindi potrebbe, cioè secondo me, Davide Re ha la possibilità di salire di condizione molto rapidamente. E poi è uno tra molti, tra tutti quelli che di questa lista, è uno di quelli che sbaglia di meno preparazione e l'obiettivo a cui punta. Quindi lo vedo molto bene e speriamo che sbaglino gli altri, cioè non lo dico con malizia, però avere un Davide Re premiato per la sua costanza di rendimento con una finale ai campionati del mondo sarebbe il top. Abbiamo un Crippa, il quale c'è un asterisco, passiamo a mezzo fondo, perché è stato convocato anche nei 10.000 metri, se non sbaglio, perché nei 5.000 era lì, col tempo, il tempo era giusto, il tempo era quello del minimo, è stato convocato per via della classifica, come vi dicevo, appunti. Il ranking della IAAF. Una cosa, ve lo ripeto, tutto quello che dico, se volete commentare, fatelo, anzi, non solo Ravenant, se, nel senso, commenta pure, non è a te che mi riferisco, ma a quegli altri. Commentate perché può essere interessante. Poi andiamo a fare una discussione, poi facciamo tutti i settori, quindi prima o poi arriverà quello che vi interessa, no? Ritorno qua. Infatti, Federico dice: credo che il Re sia la finale se riesce a ritoccare il record italiano. E Yeman è uno che non ha limiti. Yeman è il master, è un atleta incredibile. È incredibile perché si comporta come se fosse quello che vince il campionato provinciale CSI, come atteggiamento, diciamo, come tensione prima della gara, come tensione per l'appuntamento. Poi, come tabella d'allenamento, come impegno durante l'allenamento, allora è il massimo della professionalità. Secondo me unisce due delle caratteristiche più importanti per un atleta per diventare forte, cioè la professionalità durante l'allenamento e la capacità di non avere non sentire il peso del suo valore, perché appunto è a pochi secondi dal record italiano su 5.000, ricordiamocelo. Esatto. Cioè, io non ce la faccio. Cioè, io credo, dal mio punto di vista, che la mia posizione in un contesto regionale, io la sento molto di più dal punto di vista psicologico della situazione in cui si trova Crippa. Ci sono molti atleti, secondo me, che una volta che entrano in un gruppo sportivo hanno questo calo incredibile di adrenalina che l'ha portata lì. Per dire, appunto, cioè, si trovano anche spaesati. È una situazione difficile da gestire. La leggerezza di Yeman gli permette di passare per meno in tutte queste fasi con una naturalezza incredibile. E anche quella che ho portato da promessa giovanile a campione assoluto. Quindi lo invidio. E comunque, dai, una volta in live c'è venuta anche la madre, quando abbiamo parlato appunto di Yeman che faceva i 1500 a Rabat in Diamond League. Un 3,37. Comunque, cioè, non è nemmeno la sua disciplina. Ok, quindi Crippa, purtroppo per lui, io credo che questo mondiale cercherà di stare dietro ai keniani. Credo che partano con 10.000 metri. Quindi potrebbe anche essere, secondo me, potrebbe anche avere più possibilità, secondo me, nei 10.000 metri. Proverà a stare dietro il gruppo, cercherà di non staccarsi e potrà fare un bel personale. Potrà fare un bel personale e raccattare morti e feriti durante la gara. Prima o poi qualcuno si staccherà nel gruppo davanti. Ok, poi c'è anche Said Elotmani che ha possibilità, cioè è un atleta molto agonista, e però non lo so se buttato nella mischia in una gara così importante possa andare forte come potrebbe Yeman, insomma. 110, Fofana e Perini si sono sfidati per lo scettro di migliore italiano su quella disciplina.
durante tutto l'anno e sono entrambi meritatamente qui. I 110 ostacoli sono più aleatori, nel senso che c'è possibilità, cioè è più possibile fare errori da parte degli atleti, quindi ti ritrovi, io mi ricordo qualche anno fa, Baci, ungherese, totalmente inatteso, medaglia di bronzo a campionati europei. Quindi, cioè, vediamo, la qualifica in finale, difficile, semifinale dovrebbe essere l'obiettivo per entrambi, l'obiettivo minimo per entrambi, diciamo. Poi fare bene in semifinale è un'altra cosa. Chiappinelli ha avuto un periodo di down ultimamente fino ai Bressanone e poi è tornato piuttosto forte, anche perché l'abbiamo visto fare il personale su 3000 qualche tempo fa, qualche giorno fa. Poi c'è Zoglami, che di per sé Chiappinelli si trasforma in occasione di un campionato, l'abbiamo visto l'anno scorso quando ha vinto la medaglia di bronzo agli europei. Potrebbe giocare lo scrisetto a Zoglami, che quest'anno è stato più forte di lui. Sottile e Tamberi, abbiamo una bella coppia nel salto in alto, con Sottile che attualmente è ancora il migliore al mondo insieme ad altri due con 2,33 m. Tamberi purtroppo non ha reso come ha voluto e ha avuto un sacco di piccoli infortuni. Potrebbe fare, se non è totalmente in forma, potrebbe fare almeno la chioccia a Sottile, e da quel punto di vista sarebbe importantissimo per gestire le emozioni di questo ragazzo che, senza nemmeno concepirlo, è riuscito a diventare in un anno il migliore al mondo nella disciplina, cioè per ora gli atleti forti non hanno ancora, secondo me, tirato fuori le loro carte, e sicuramente Sottile non aveva i mondiali come pianificati come top della forma. Lui pensava ad altro, lui pensava a qualche altra gara meno importante, ma più, secondo lui, alla sua portata. E poi Stecchi, che quest'anno si è trovato più solido rispetto agli anni scorsi e è riuscito finalmente a fare dei personali. Quindi dai, belle robe qua. Ora vado, leggo un po' di commenti e vado un po' più veloce, perché sennò qua non si finisce mai. Allora, sì, semifinale, massimo sia Perini che Fofana, e poi Sottile, grandi colpi, non è ancora affidabile, e Tamberi è stato molto molto nell'ombra ultimamente, ha fatto pochissime gare, e nel salto in alto, io personalmente il salto in alto è stata una delle mie peggiori discipline, quando ero esordiente facevo tutto, e anche ragazzo, cioè il salto in alto so pochissimo, però mi immagino che ci sia bisogno di fare rodaggio in quel tipo di gara, cioè tutte le volte che c'è uno sforzo che dura pochissimo, uno sforzo, si concentra tutta la tecnica in una fase, cioè in pochi secondi, in corsa e stacco. Cioè io personalmente, anche per forse il mio carattere, proverei decine e decine di volte per trovare un minimo di continuità su quella disciplina, quindi credo che sia un bel handicap per Tamberi non aver gareggiato ultimamente nel salto in alto. Però almeno 2,30 li può mettere. Peccato. La maledizione di Jimbo è di andare forte quando non ce n'è più bisogno. L'anno scorso è salito dopo sopra 2,30 dopo gli europei e aveva finalmente ritrovato la forma. Troppo tardi. Quest'anno 2,30 non è ancora raggiunti. Speriamo bene. Comunque l'anno scorso forte ci è andato a settembre-ottobre, quindi periodo giusto per Doha. Ok, allora, cerchiamo di andare veloci. Triplo dalla Valle, è ricambio dopo Donato e Greco. Peso Fabbri, che è tornato a 20,70 ultimamente. Era uno di quelli che poteva essere al posto di Boiolo qua, poi insomma è andata più forte. Faloci nel disco. Qualche tempo fa addirittura gli ho dedicato il titolo di una live, appunto perché insomma aveva fatto una bella prestazione, però la caratteristica di Discopoli è andare forte in casa per gli italiani, cioè a Latina ti fanno delle misure eccezionali, molto spesso la continuità è il loro problema. Faniel, Meucci e Rashik saranno i tre della maratona. Allora, Rashik, la sorpresa dell'anno scorso, non lo so se quella dell'anno scorso è stata una mosca bianca, cioè una cosa che è successa e poi ciao, cioè il top di una carriera, oppure
l'anticipazione di un livello superiore che quest'anno ha raggiunto. È un'incognita. Meucci lavora come una bestia, è sempre stato un gran lavoratore, continua a lavorare, quindi a pestare duro, secondo me è sempre lì sui suoi livelli, intorno a 2 minuti e 10. Fagnel in miglioramento costante negli ultimi anni, quindi però potrebbe essere, cioè forse per il carattere che ha o per il fatto di venire dalla mezza maratona come sua disciplina di elezione, potrebbe secondo me rischiare troppo nella prima fase e pagare nella seconda e quindi non ottenere quanto voluto, ma vediamo, sono tutti gli stimoli che vi do per commentare, non solo per Ravenant naturalmente, se qualcun altro vuole commentare, ok, ma vedo che la maratona interessa a pochi, giustamente, sul canale del mezzo fondiere, 20 km di marcia, qua abbiamo e 50, qua abbiamo una bella armata, cappeggiata da Stano, qua sono, diciamoci la verità, sono le uniche discipline in cui la medaglia è a portata. Io ci scommetto quanto volete, ma una medaglia dalla marcia maschile o femminile deve arrivare. Ci arriva una medaglia dalla marcia a 20 o 50 km maschile o femminile, o almeno se non arriva dalla marcia, non vedo in quale disciplina dovremmo trovarcela. Quindi cappeggiata da Stano nella 20 e poi al femminile secondo me comunque abbiamo più possibilità con Palmisano e Giorgi nelle due distanze. Povera Giorgi, se le tolgono la 50 km, ora che ha scoperto di andare fortissimo in quella disciplina. E poi andiamo appunto alle staffette, come dicevo abbiamo la 4x100, abbiamo discusso prima, la 4x400 con grande possibilità. Io vedo che il re gli vogliono far fare anche la 4x400 mista. Vabbè che abbiamo trovato un atleta forte e costante, però ha gareggiato tanto anche alla Coppa Europa squadre. Se iniziamo a fare, cioè 3-400 sono roba. Vabbè che ha dimostrato appunto di essere capace di reggerli, però signori, cioè, qua siamo un po' all'opposto del concetto di preservare un atleta. Non lo so se devono fargli, se è possibile, senza troppi problemi, fargli fare dei turni su 400. Naturalmente gli faranno fare solo la finale delle 4x400, però iniziano a essere tanti giri di pista che fa, e non è un mezzo fondista. Però, insomma, è convocato anche nella 4x400 mista. Io fossi la federazione, a dire la verità, proverei a giocare le mie carte sulla 4x400 individuale, cioè quella maschile e femminile, quella ufficiale, cioè quella fino all'anno scorso era l'unica, diciamo, disciplina, e farei provare ai giovani la 4x400 mista, che comunque non ha ancora, o forse non avrà mai, la dignità e il prestigio, diciamo, la dignità ce l'ha, non avrà mai il prestigio delle altre discipline. Perciò, attenti, insomma, io non farei gareggiare Re nella 4x400 mista, è un po' questo il punto. Però Scotti, Lopez, insomma, sono aceti. E vedo che hanno convocato Daniele Corsa, bene, perché era molto amareggiato quando l'ho incontrato al meeting di Rovereto, perché pensava che non ce l'avrebbe fatta. Lui, una bella 4x400 mista, gli risolve la stagione. Sicuramente un obiettivo importante. Allora, Davide, sì, ho risposto alla tua domanda senza guardarla. E secondo Federico, due della marcia e magari una ne salta in alto. Sì, e ci butto lì 6 o 7 piazzamenti negli 8, perché comunque un discreto livello medio ce l'abbiamo. 6 o 7 per statistica ci può arrivare da un, diciamo questo, Re nei 400, Boiolo negli ostacoli, insomma, secondo me qualche piazzamento negli 8 ci arriva. Nelle staffette è più facile addirittura. Ok, passiamo alle donne. Nessuna convocata nei 100, questo è un po' un peccato perché Siragusa ha provato disperatamente a rientrare in gara, nei giochi, non ce l'ha fatta, lei che ha avuto un infortunio non troppo grave, comunque gli ha compromesso la preparazione quest'anno. Abbiamo Uber nei 200 e nella 4x100 e poi si va subito a 400 con Kip Bolu
e gli 800 con Vandi. Allora, ce l'hanno con la nostra povera Trevisan, che non è stata convocata, anche nella 400 individuale, anche se ci sarà nella 4x400 mista. Qual è il punto? Che la Kyuubi sicuramente ha uno stagionale migliore della Trevisan, che comunque era più in forma. Può darsi anche che, perché attualmente la politica della federazione è convocare quelli che ne hanno la possibilità, quindi può darsi anche che io pensi male e non fosse nel target ranking e quindi non potesse essere chiamata. Quindi abbiamo solo Kyuubi nei 400 metri e Hooper nei 200. Vandi è riuscita, dopo tanti sforzi, a entrare nel ranking degli 800 metri. Buon per lei, perché ha fatto un sacco di gare intorno ai 2 minuti negli 800, che per le donne è incredibile. E poi andiamo a Boiolo, che tra tutte, come vi dicevo, deve, dico deve, secondo me, puntare alla finale. Deve puntare alla finale. Se volete parliamo del fatto che la Boiolo ha avuto quel mezzo passo falso, o meglio, quella mezza controprestazione che è stata così duramente criticata, però si è, diciamo, rispetto a quello che è stato, perché questa roba si è persa, questo fatto si è perso nel nulla, cioè questa critica si è persa nel nulla quando il giorno dopo abbiamo avuto, cioè la volta dopo, la gara dopo, ha ribadito un tempo 12,85 nelle sue corde, anzi, a livello dei suoi massimi. Ok, quindi 400 ostacoli: Folorunso, Olivieri, Pedroso. Bel trio. Folorunso poco costante, ma all'università è andata molto forte. Pedroso ha agguantato la qualificazione ultimamente. Olivieri, bene che sia premiata, perché per una stagione comunque molto buona, nonostante l'argento che ha avuto, purtroppo solo l'argento, ai campionati europei di categoria, per una disattenzione nel finale, credo. Cioè, non è riuscita a mantenere la concentrazione e a spingere fino alla fine. Perché per centesimi non ce l'ha fatta. Ok, aveva le mestruazioni, sai, nel senso, nonostante questa prestazione, è stata l'atleta più costante della nazionale femminile, non c'è dubbio. Ne ha fatte tantissime di gare, vediamo quante volte è scesa sotto i 13 secondi quest'anno. Forse la IAAF ti dà tutte le gare dell'anno? Eccoci qua. È partita 13:21 al trofeo Bracco, poi 12:89, 78, 76, 12:86, 79, 80, 85, 83, 87, cioè, e 84, scusatemi, non 85, 12:84. E poi scusate, cioè, era 13:05 quel tempo. Sono decimi. Su un 800 metri convertito, moltiplicate per 8, vuol dire un secondo di differenza. Chi osa criticare un 800ista perché ha fatto un secondo di più rispetto al suo personale? Vorrei dire. Ok. Quindi, per lei, finale, secondo me. Tante ostacoliste, 4x400, alto, Trost e Valortigara. Trost, Valortigara, purtroppo non ha la forma dell'anno scorso, anche se l'anno scorso comunque non gli è valsa molto, forse per l'emozione non è riuscito a rendere quanto quei 2 metri e passa fatto alla Diamond League di Londra. Trost ha aumentato la costanza rispetto all'anno scorso, quindi può darsi che 1,94 ormai lo faccia timbrando il cartellino. Per Valortigara spero che ritorni su quelle quote. E Roberta Bruni nell'asta, buon per lei, la carriera rilanciata dopo la vittoria all'Università di Napoli. Vincenzino nel lungo e Cestrinaro nel triplo sono tutte atlete che sono entrate non per il minimo, ma per il target ranking. Comunque i minimi erano molto difficili quest'anno, vi ripeto. Bello, mi ricordo insomma l'ultimo salto di Cestrinaro ai campionati italiani con vittoria agguantata all'ultimo.
Credo fosse nel triplo che è successo, sì. Poi correggetemi, nel senso, sono un po' stanco. Comunque, ho fatto una bella giornata, è stata questa. Osaka nel disco, ok. Per Osaka, credo che un primi 8 ci possa stare. Anche lì, comunque, intanto pensiamo alla qualificazione per la finale a 12. Fantini nel martello e Dossena nella maratona Epic. Sono incredibilmente interessato a quello che possa fare la Dossena nella maratona, perché con quello che ha fatto vedere nella Great North Run di Newcastle, ha fatto 1,10, dice lei, al ritmo che sarebbe capace di tenere per due, fatto 1,10, vediamo, per un ritmo che lei dice sarebbe capace di tenere per un'intera maratona. Sfiora il personal best. Comunque sia, in quella gara è caduto un record del mondo nella mezza maratona femminile, 1:04, roba, 1:04:28, però per Dossena vediamo 1:10:28. Se riuscisse a fare un 2:23-2:22, lei è personale di 2:24 netti, sappiamo che in un campionato del mondo è più difficile fare tamponi, stampare tamponi per atleti africani. Potrebbe, secondo me, puntare, intanto a primi 8, ne sono certo, anche lì, potrebbe, tutti questi discorsi comunque prendeteli con le pinze, nel senso, quando dico sono certo significa se non succedono robe assurde come, non so, crampi, infortuni, sapete, no? Comunque, la situazione, se la situazione è nella norma, un posto nei primi 8 ce l'ha. Qua Fanella ha fatto un 1:00:50, 1:01:25. Ok, quindi curiosissimo della Dossena, continua a allenarsi, a postare roba nei suoi social, molto seguita dal mondo dei runners e dei tapascioni. Poi le marciatrici, come dicevo, Palmisano e Giorgi, top, 4% più solida al femminile che al maschile, però il posto in finale è un po' difficile per loro che... No, Siracusa è stata convocata, scusatemi. Scusatemi se inizialmente dicevo che non ce l'aveva fatta. Guardavo ai 100 metri, però effettivamente 10 e 20 sono tempi ben lontani, 11 e 20 sono tempi ben lontani da quelli delle giamaicane, e quindi va nella 4%. È un ottimo elemento, è un ottimo elemento per quella gara. Nella 4x400 abbiamo Lukudu, Kigbolu, e poi non vedo Vandi, non vedo Vandi Elisabetta, naturalmente. Sono un po' pochine, devo ammettere, 3, 4, 5, 6, 7, in 7 devono fare la 4x400 donne e la 4x400 mista. Qua scegliere è ben più difficile rispetto che alla gara maschile e mancano elementi, tra cui Davandi, che potrebbe, sarebbe potuta esserci, credo per, siccome non è in forma, non c'è. Rispetto ad esempio ad Alice Mangione, credo che abbia un livello simile, se non superiore. Esatto, ok. Leggiamo un po' di commenti. Sì, era giù di forma, abbiamo problemi di forma. La rissa l'avresti portata, dici? In realtà sì, perché in altre realtà, in altre nazioni che non siano l'Italia, quando un atleta va forte, col cavolo che non lo portano a un mondiale perché è giovane e deve ancora fare esperienza. C'è un mondiale e può fare esperienza. Forse anche perché, ad esempio, in America, lì abbiamo della gente che... abbiamo gente in America che... così tanta gente che può andare forte, che non c'è problema se si perde qualcuno, nel senso, tanto vale rischiare e buttarli subito nella mischia. Oppure, appunto, siccome abbiamo tanta gente forte... non c'è pericolo che un atleta si senta arrivato se vince un campionato o se vince una gara di college, perché appunto appena un minimo di defiance ne spuntano fuori 3 o 4 che lo superano. Perciò è diversa la situazione rispetto che in Italia, ma non c'è questo timore di mandare un atleta giovane a un campionato del mondo. Io personalmente l'avrei fatto,
Poi bisogna concordare gli obiettivi con gli allenatori. Se uno ha già dall'inizio dell'anno detto no, non voglio fare quella gara, e poi una settimana prima gli dicono senti, ti abbiamo convocato, e allora scusami, vai a fare 6 metri e 10, ci vai quando punti al massimo, naturalmente. Nessuno l'avrebbe chiesto la medaglia, ovvio. Nel senso, l'esperienza la fai lì. Io personalmente, quando ho fatto qualche campestre nazionale di preparazione, dopo 2 o 3 campestri ho capito, cioè, che lottare per il primato della regione può essere appagante. Non l'ho fatto, tra parentesi, non ce l'ho fatta comunque, tra parentesi. Però sapere di essere così tanto una merda, arrivando 30° su 35 al cross della Carsolina, mi ha dato la motivazione per allenarmi. Quindi, secondo me non sarebbe arrivata ultima comunque, eh. Allora, abbiamo poco tempo e spero che ci siano abbastanza master all'ascolto, perché parliamo degli europei master in Veneto. Lo facciamo velocemente guardando le classifiche. Allora, se qualcuno vuole parlare di qualcosa in particolare, quello che mi interessa sono le notizie qua presenti. La prima è quella di Ottaviani, 103 anni e ancora lì. Come dicevo, ha fatto 60 centimetri, 65 centimetri con vento più 1.3 nel salto in lungo. È una cosa incredibile. Ma sapete che la lunghezza media del passo per una persona di età, diciamo, nella media, è intorno ai 70 centimetri. Quindi, cosa si fa nel salto in lungo a 100 anni, 65 centimetri? In realtà ha 1.33 di personale. Non era al massimo della forma. In questo non voglio deriderlo, quanto sono proprio stupito dalla capacità che ha Ottaviani di mettersi in gioco a quell'età. Non c'è nessuno che lo stuzzichi, diciamo, che può sfidarlo, però per ovvi motivi anagrafici, anche se in America qualcuno c'è di quell'età, però agli europei non se ne parla. E lui comunque sia timbra presente. Cioè, è incredibile, semplicemente incredibile. Considerate che ha iniziato a fare atletica a 70 anni. Vabbè, abbiamo Ottaviani. Un'altra cosa interessante di cui volevo parlare è di lui. La situazione, il caso Rado. Carmelo Rado ha fatto i Giochi Olimpici di Roma 60. E attualmente, arrivando nei primi 8, attualmente ha realizzato il record del mondo del disco, e ha vinto con grande margine. Vediamo se è il record del mondo. Credo di sì. Sì, record del mondo Master 85. E ha vinto con ampio margine il pentathlon di lanci, che è una disciplina molto in voga nei Master. Cioè fanno 5 gare di lanci: martello, disco, giavellotto, peso e martello con la maniglia corta. Cioè un martello proprio senza mani, cioè col manico e senza filo, o un filo cortissimo in realtà, e poi sommano i punti, e quindi in Italia soprattutto è molto, ci fanno anche i campionati italiani di quella disciplina, è molto vissuto per le categorie master. Un sacco di gente ha fatto anche la mezza maratona, e volevo farvi vedere la classifica finale, perché siamo a, credo che abbiamo vinto il medagliere dei campionati master. Come dicevo, i master sono la spina dorsale dell'economia. Andiamo a vedere qua. La spina dorsale dell'economia della FIDAL. Medagliere. Abbiamo avuto 101 ori. Wow. 86 argenti e 84 bronzi. Purtroppo non c'era Raineri. Sapete cosa ha fatto Raineri anziché andare ai mondiali master, agli europei master? È stato uno dei due che ha acciuffato il ganese, se non sbaglio, quello che aveva picchiato i passanti nel sottopasso di una stazione. La notizia è rimbalzata e i due che hanno acciuffato quel tizio sono stati, erano, cioè un ex atleta ostacolista e l'altro era Raineri, quindi ha fatto questo, diciamo, era in servizio e ha onorato al massimo la sua divisa. L'oro, quindi, tra le prestazioni notevoli,
Ho parlato di Ottaviani, ok, quello era più una nota di colore, del disco Master 80. Non ci sono le prestazioni qua? Sì, 42,91 nella 4% maschile, oro, marcia su strada. Do un'occhiata per vedere se riesco a capire l'importanza di alcune prestazioni. Se non sbaglio, c'è stato un ottimo 200 metri Master 70, esatto. Vincenzo Felicetti, settantenne, 27,21 su 200. Io di personale ho 24,9. Cioè, nemmeno 3 secondi riesco a dargli. Attualmente credo che andrei anche più piano. Nemmeno 3 secondi riesco a dargli con 50 anni di vantaggio. E poi 1,0084 nei 400. Ok. Ripeto, se c'è qualcuno che... Master... che ha partecipato, lo può scrivere, lo può scrivere nei commenti. Brunea ha vinto il cross perché c'era anche la prova di cross a squadre, la conosco perché è toscana, o gareggia comunque per l'Orecchiella Garfagnana. Vediamo, Barbara La, triplo M45, donne 45, anche se è molto conosciuta, professoressa. Poi abbiamo, vediamo, di robe interessanti, 800 donne 60, 2 minuti e 44, poi sì, il pentathlon lanci, come dicevo, e comunque 100 ori. Vediamo se riusciamo a trovare il medagliere di tutte le nazioni, perché se la giocava con la Gran Bretagna, la Francia e la Germania. Abbiamo vinto, quindi non era giornata, diceva 100, ora siamo a 127 ori. Quindi vittoria per l'Italia, mancava un giorno evidentemente, davanti a Germania, Gran Bretagna, poi Spagna e Francia. Un sacco di medaglie, ma decine di categorie. Tra i record che hanno fatto, vediamo, può essere un ottimo modo per tracciare le somme di questa manifestazione. Allora, Bruno Baggia, Trentino, Master 85, questo lo so. 706,03, quindi si parla di 4,44 a chilometro. E la matematica, 4 minuti e 44 a chilometro. Bruno Baggio ha fatto anche il record nei 5.000, 24,50,08, quindi appena sotto 4 minuti e 58 a chilometro, appena sotto 5 minuti a chilometro, battendo Acquarone, che se non sbaglio è passato di categoria, perché sono passati ormai in 4 anni da quel vecchio record. Quindi tante cose interessanti, Master 85, a quanto pare. La nuova onda dell'atletica italiana sono i Master 85. Ok. Nella mezza maratona Master 90, 3 ore 12 e 14, Angelo Squadrone. Naturalmente vittoria, se ha fatto il record. E poi salto triplo, ma donne 80, 7,37, Master femminile 80. Molti record di anziani sono caduti, pochi di giovani. Diciamo che il più giovane recordman è Tatiana Schilling, record woman, 6.082 punti nell'heptathlon. Naturalmente sono tutti riscalati in base al valore, diciamo, all'età i punti, Non possiamo confrontarli con i punti di un atleta assoluto. Quindi questi sono più o meno i campionati europei master. Ok, da commenti. Ciao, salto in basso. Allora, tanto nessuno arriva sulla medaglia, anzi pure sta roba non va bene. Ora, vado... Scusate, qua. Allora. In Polonia c'era la Borga a suo posto. Ok, no, scusami, era il discorso degli a Pechino. Ciao, salto in basso, parlavo un attimo di europei master. Ottaviani ha fatto il salto in lungo, 103 anni, 65 centimetri. Non era in forma, dice. Ok, Ramelant, il bilancio FIDE sicuramente è molto basso e secondo me un problema dell'atletica italiana è questo, che molto del finanziamento che va agli atleti è deputato alla difesa, cioè ai fondi per la difesa. Si parla di gruppi sportivi militari. Secondo me questa roba, oltre a rendere la FIDAL di fatto dipendente da gruppi sportivi militari, che il loro bene lo fanno, non fraintendetemi, però
non è il massimo per un ente libero come dovrebbe essere la FIDAL. Questa roba toglie fondi in maniera incredibile alla FIDAL e alle società civili, che a quel punto sono costrette a prendere le briciole, e gli atleti di società civili, che se non hanno qualche sponsorizzazione da qualche parte, alla sagra del prosciutto, perché per uno che fa anche 29 minuti sui 10.000, per un Terrasi, campione italiano di maratona dell'Alpe Apuane, quanti soldi puoi dargli? Nel senso, si parla comunque di realtà amatoriali, non sono squadre di calcio. I soldi sono pochi e quindi il professionismo in Italia fa molta fatica ad emergere. Ciao Raminant, scusami se questo discorso l'ho fatto per te, ma te ne sei andato. Ciao Saltimbasso, ciao Lorenzo. A questo punto siamo praticamente in fondo. Per i 7 valorosi che sono rimasti, vi dico questo. Aspettate. Signori, siete i proprietari di questa live. Avete un minuto per proporre un argomento e ne parliamo fino, diciamo, alle 9 e un quarto, alla fine della quale dichiarerò ufficialmente conclusa in maniera positiva, anche se con pochi ma buoni, questa prima esperienza ufficiale, diciamo, e riuscita di live sul nuovo canale dedicato del Mezzo Fondiere. Quindi, in attesa, trepidante che qualcuno risponda, vi do qualche suggerimento. Tecuceano 1,46, uno e fatto nei 46, ha fatto 1,46 o 1,47 Tecuceano. Ticuceano 1,47,49, se no iniziamo a essere roba. Comunque, gran tempo di Catalin, 1,47,49, è un mostro. Lui è intervenuto in live, nella live di fine anno, lo scorso il 31 dicembre. E io non lo conoscevo ancora e continua a migliorarsi. Assurdo. Vedo che anziché rispondere, la gente lascia. Quindi almeno salutate, fate vedere che ci siete. Anche se non vi siete mai presentati, è giusto fare questo ambiente, questo mood della community, secondo me. Siamo appunto dei pochi eletti, i pochi del Mezzo Fondiere che seguono il Mezzo Fondiere live. Ok. Allora, quindi c'è una bella roba quest'anno con Catalin, poi belle cose successe con Catalin. Chiappinelli, andiamo a vedere qual è stato il suo nuovo personal best sui 3000 metri. 8,03, e 44, vittoria di Bui. Comunque il bello di Chiappinelli è quello di riuscire ad andare forte nelle sue discipline campestri e siepi, riuscendo ad ottimizzare al massimo la prestazione, altrimenti non si spiega che ci sia così poca differenza rispetto al 3000 piani. Quindi di per sé è uno specialista puro, incredibilmente forte. Eccoci qua. Oh, lo sapevo. Salto in basso. Ah, questo del video che tra l'altro ho visto, buon video secondo me, perché analitico come piace a me. 400 metri in rettilineo. Allora, tra i commenti del tuo video c'è stato anche quello che diceva: se è una gara solo dritta, io a un certo punto non riesco più cioè, a reggerla perché vedo l'arrivo lontanissimo. In realtà, se un atleta, se un campione al top della condizione fa un 400 metri di dritto, non gli frega niente che sia lontano l'arrivo. A livello mentale è al top e quindi non ha questo genere di problemi. In curva, un atleta, secondo me, il vantaggio di fare un 400 rettilineo non è solo di avere, non avere le curve che ti possono sbilanciare, è anche di avere una visione corretta della posizione degli atleti con cui gareggi. Non rischi di partire troppo forte senza rendertene conto o troppo piano senza rendertene conto. Per un atleta forte, naturalmente, le differenze sono minime, comunque sia contano per i tempi di cui stiamo parlando. Perciò già solo questo evita di fare, secondo me, eviterebbe con il minimo di preparazione di avere atleti che scoppiano nel finale oppure che appunto non riescono a rendere. Cioè, dovrebbe essere una gara fatta molte volte per abituarci, sì. Ma una volta che succede questo, secondo me sarebbe una gara molto meno
prona ad errori di valutazione rispetto a 400 metri in pista. Detto questo, le curve, quindi già questo secondo me toglie robe. C'è da dire però che quando Van Nick che ha fatto 43.03 era gara perfetta appunto, e quindi qua diciamo il fatto che fosse in curva, ci fossero le curve, non contava. Quindi effettivamente, detto che un 400 in rettilineo secondo me rende i risultati molto più omogenei e meno fa fare meno errori, lo sbilanciamento delle curve secondo me toglie per un 400 metri qualche decimo, secondo me non, sicuramente non più di mezzo secondo. Attualmente io la butto lì, un 42.80 di record del mondo, se no ci vorrebbe appunto un circuito di gare di 400 in rettilineo e la voglia di farlo, capito? Davide, allora, Lorenzo, no, secondo me nel mondo di oggi i soldi, cioè nello sport di oggi i soldi sono nella stragrande maggioranza dovuti agli sponsor e non ai biglietti, ne sono sicuro, soldi dovuti agli sponsor. Io sono, in realtà io, forse anche perché così che succede su YouTube, sarei più per puntare su questo anziché sul prezzo dei biglietti, anche perché attualmente non c'è la voglia di pagare per vedere una gara di atletica, e bisognerebbe aumentare piano piano il prezzo in eventi mirati, come un campionato italiano, la possibilità di farlo. A Rovereto il prezzo era di 15 euro che diventavano 5 se eri iscritto alla FIDAL, eri tesserato FIDAL. Ci può stare, sicuramente non è un problema dei soldi, poi c'era comunque abbastanza gente lì. Il problema è che i soldi non vengono dagli sponsor, questo. Poi, arriveranno delle medaglie dalla pista a Doha? Non credo. Magari dalle pedane, cioè dai salti. Dalla pista arriveranno, se nel caso più roseo, non credo che si vada oltre il quinto posto, ma lì, cioè tutte queste cose sono, cioè, me le immagino, ma dovrei pensarci molto prima di dare una risposta proprio scientifica riguardo. Secondo me più del quinto posto non si può fare, cioè, nel senso non ci si può aspettare, cioè io proprio mi immagino, cioè se penso a un mondiale, quanto potrebbe fare un italiano, insomma, quinto posto, ma non ci metto lì nemmeno a dire, non mi metto lì nemmeno a dire è Tortu, è Jacobs, è Boiolo, è ancora molto fumosa questa valutazione, però francamente non penso. Poi se la marcia e la maratona, le medaglie la possono molto più la marcia, le medaglie la possono dare, ne possono dare queste discipline. Sì, record italiano mondiale per la Boiolo, molto probabile, molto probabile. Purtroppo sono 3 decimi di differenza rispetto al tempo delle atlete caraibiche che dominano. E se si pagasse l'ingresso, 0 spettatori? Forse meno dei 10 che attualmente ci stanno seguendo. L'ingresso per entrare nelle gare di atletica, secondo me, più che ingresso, avete presente ai campionati cadetti? Non so se c'è, non c'è più, credo, ed è un peccato, la sponsorizzazione Kinder. Non perché la Kinder mi piaccia, nel senso che averci qualcuno, uno stand, che la Kinder dava un sacco di soldi, uno stand dentro che diciamo ti facesse pubblicità, con ingresso gratuito perché naturalmente era un campionato cadetti, dava soldi alla FIDAL, tutti erano contenti, avevamo Alex Fase che faceva la pubblicità della Kinder. Tra parentesi, Alex Fase la settimana prossima forse venne riabilitato, e lì dovrebbe scattare un video, no? Che ne pensate? Questa vicenda lunghissima, se poi si scopre che era innocente. Ciao Alessandro! Sì, i salti potrebbe arrivarci la medaglia. Oh, finalmente uno spam tra i commenti. Ragazzi, grazie per quelli che sono arrivati, siamo praticamente più ora di prima, però è il tempo di finirla per Nigger. Bravo amico. Che me ne frega se mi demonetizzano, sono a 50 iscritti attualmente, il problema non sussiste se dico queste parole. Comunque, volevo dirvi, per evitare che questa live diventi troppo lunga e quindi la gente non se la recuperi, credo che sia il momento di smetterla qua. Voglio ricordarvi che è possibile vederla sempre e verrà ricaricata
viene ricaricata sul canale alla fine del video, alla fine della trasmissione, diciamo. Che c'è, vi ricordo anche che attualmente sono in diretta pure su Twitch, e questa barra grigia che è sopra, attualmente vuota, quando iniziamo a fare le big views, le big money su Twitch, sarà la barra delle donazioni, totalmente, attualmente, adesso totalmente fuori luogo. Ok, ah, guarda, cioè, francamente, le persone, quando si fanno salto in basso, ora, ormai tu sei uno youtuber influencer, e naturalmente su Instagram sei molto più forte di me, parlando di atleta, parlando in termini atletici, quando si parla, diciamo, i commenti delle persone sono, secondo me, viziati dal fatto che uno si fa un'idea e non ha voglia, non dico di cambiarla, ma di discutere con chi pensa abbia idee diverse. È una cosa assurda, perché senza discussione non c'è l'apprendimento. Quindi perché devi venire su social solo per ribadire una cosa che comunque per te è scatola chiusa? Questa è la mia idea, è la mia, tu hai la tua, io ti odio. Cioè, l'odio, gli hater su internet, vabbè, non li scopriamo oggi. Con questa considerazione filosofica, ragazzi, grazie per avermi seguito, grazie Vulcan per esserti fatto vivo, grandissimo Pietro Pellegrini, personal best sui 1500 sugli 800 metri oggi a Innsbruck, saluto se magari qualche trentino che è andato a Innsbruck ci sta guardando o mi guarderà, come sempre. Ciao atleti, io sono il Mezzofondiere, ci vediamo al prossimo video o alla prossima gara.